Ed eccoci qua, scusate il piccolo ritardo, finalmente ce l'abbiamo fatta. Francesco, benvenuto. Ciao Luca, ciao a tutti. Scusate ecco per qua. L'inconveniente, ma stasera non funzionava niente. E il nostro investigatore privato, ormai lo sapevate tutti, o quasi, no? Francesco, presentati tu. Questa più che un'intervista sarà proprio una chiacchierata. Noi vogliamo sapere, perché sicuramente, come me, ci saranno tanti che hanno curiosità di sapere cosa fa un investigatore privato. Noi facciamo, dicevamo, un lavoro molto simile, no? Solo che io vado a investigare sul web e tu invece vai a investigare persone davvero. E no, dai, fatti tu una presentazione e poi ti farò io le mie domande, ti faremo le domande. Ah sì, guarda, allora, premesso che l'investigatore, insomma, come ho già detto più volte, ha un ruolo completamente diverso rispetto a quello che siamo abituati a vedere nei film e nei telefilm, no? Non c'è niente di più diverso e lontano dalla realtà. Sì. Diciamo che gli ambiti, insomma, dove l'investigatore si trova di più a lavorare sono sostanzialmente il settore privato e il settore aziendale. Sì. Settore privato, come potrete immaginare, quello che va per la maggiore è l'infedeltà coniugale, quella è sempre il cavallo di battaglia. Poi c'è tutta la parte legata al controllo minori, quindi al controllo figlio, alla revisione dell'assegno di mantenimento. Sì. E poi c'è tutto un comparto aziendale, quindi il controllo del dipendente piuttosto che del socio. Insomma, spazia veramente poi in tantissimi ambiti, ricerche informatiche tantissime, sempre di più. Sì. E tu hai un'agenzia di investigazione privata, è tua l'agenzia? Sì, l'agenzia è mia. Agenzia. Abbiamo okay. 7 sedi in Italia e una all'estero. Sì. E diciamo che complimenti. Ma sì, diciamo che il vantaggio di essere giovane è quello, insomma, di voler provare a smontare i cliché sull'investigatore privato anni 60, sai, con la pipa, il cappello impermeabile. Io mi sto facendo una domanda adesso, tu ti stai facendo vedere tranquillamente, no? Io ho sempre avuto l'idea che l'investigatore privato non doveva farsi vedere, no? Non doveva far scoprire di essere un investigatore privato, perché se qualcuno adesso ti vede in giro, magari ti vede un po' troppo vicino, potrebbe insospettirsi, no? Questo non è più un problema, oppure non è mai stato un problema? Cioè non ho capito se è cambiato qualcosa in questo senso, oppure sono io che ho questa idea che non c'è mai stata, insomma. Ma no, allora l'idea è parzialmente giusta, perché insomma, vabbè, il problema si pone meno nelle città grandi, no? Quindi sì. Torino, Milano, Roma, insomma, è più difficile incontrarmi per strada. Sì. Però tendenzialmente noi tendiamo sempre a cambiare gli operatori, cambiare le autovetture, cioè difficilmente magari lo stesso agente investigativo segue Luca per 5-6 giorni di fila con la stessa macchina. Sì. Quindi tendiamo a alternare un pochettino, magari a mettere un agente donna, poi un agente uomo, cambiare macchina, okay, o andare magari in scooter, insomma. Si tende a cambiare un po', quindi è difficile, però potrebbe capitare, può capitare. Sì, quindi l'idea che noi abbiamo un po' tutti dell'investigatore, non so, che sta per ore e ore dentro la sua automobile aspettando che passi la persona, quello è ancora così vero o c'è qualcosa di diverso rispetto a quell'immagine dell'investigatore che noi abbiamo, no? Un po' tutti, io credo. Non so voi ragazzi se cosa ne pensate, ma io ho sempre avuto questa idea, no? Di una cosa un po' come, anche un po' noiosa, no? Cioè nel senso di star lì ore e ore, aspettare. Invece no. Quello è ancora così. Vabbè, immagino così, che in quel senso sì. Però purtroppo no. Cioè si cambia, ha cambiato l'immagine, è cambiata l'immagine, no? Immagino, scusa, la ripetizione di immagine. E è cambiata nel corso degli anni. Cioè adesso ci saranno altri strumenti, immagino, no? Cioè, non so, com'è cambiata la figura? Sì, sicuramente sì, perché tieni presente che da qualche anno a questa parte è legale utilizzare i GPS sotto le vetture. Ok. Perché prima non si poteva fare, poi dal 2013 è cambiata la normativa, quindi adesso solo le agenzie autorizzate chiaramente
possono andare ad installare dei dispositivi GPS sotto le macchine, e questo agevola molto durante il pedinamento, perché non dovete immaginarvelo come nei film, nei telefilm, dove il pedinamento è sempre semplicissimo, non c'è mai una macchina che si mette di traverso, mai un semaforo rosso. In realtà è più complicato, no? Sì. E il GPS ci aiuta tantissimo, perché se io ti ho messo il GPS sotto la macchina e tu sei uno che va come un matto, o ti perdo alla prima rotonda, col GPS ti ritrovo nel giro di 5 minuti. Quindi sicuramente la tecnologia ci è venuta molto in aiuto. Certo. A proposito, io non so se avete visto il video su Peter Urkos. Immagino che qualcuno di voi l'avrà visto, qualcuno no. Però praticamente Francesco è l'investigatore privato che mi ha aiutato a raccogliere tutte le informazioni su Peter Urkos. E la cosa strana, no, è che cioè pensare a questo investigatore privato del paranormale, no? Cioè che lui aveva questa cosa. Cosa ne pensi tu della figura di Peter Urkos? Perché noi ne abbiamo parlato, mi hai dato molte informazioni, però non mi hai detto cosa ne pensi degli investigatori che dicono di essere capaci con la loro mente, no? Di poter arrivare, non so, a scoprire cose in un caso che solo da medium, no? Si potrebbe fare. Io sono abbastanza scettico rispetto a questo approccio, no? Perché poi è chiaro che avere una mente brillante aiuta sicuramente, certo. Perché poi ci va comunque anche tanta fantasia nel pensiero, no? Perché non è semplice, però da lì a dire magari insomma posso avere delle visioni, no? A medio lungo termine è un po' più complicato. Il discorso che faccio sempre su Sherlock Holmes, no? Sì. Lo amiamo tutti, un personaggio meraviglioso, però analizzando dal punto di vista tecnico i ragionamenti che lui fa per portare a termine i casi sono assolutamente non verosimili, perché lui parte sostanzialmente dal finale e cerca di andare a ritroso ricostruendo un po' e non funziona così in verità. E non funziona così. Come funziona? Non funziona così, o perlomeno non è così semplice, nel senso che lui si basa molto sul metodo della deduzione, cosa che però diciamo che non ha un approccio scientifico e testato, perché ogni investigatore, chiaramente poi qua stiamo parlando di investigatori privati, è un conto, l'investigatore invece della PG, della Polizia Giudiziaria, che fa indagini su omicidi, insomma, o crimini, è una questione diversa. Chiaro. Però è chiaro che bisogna avere un approccio che non si basa sulla deduzione, cioè si basa semplicemente e puramente su quello che io ho sotto gli occhi o a disposizione posso trovare e rintracciare, però non posso andare a ritroso o tentare di costruire un risultato finale sulla base di quello che io penso sulle deduzioni, perché di fatto è praticamente impossibile. Mara, ascolta, tu hai qualche domanda per Francesco? Sì, ho un paio di domande. Vai! La mia prima curiosità riguarda: come si mimetizza in un ambiente urbano un investigatore privato? Allora, lì bisogna fare distinzione fra i vari tipi di pedinamento, perché c'è il pedinamento a piedi, il pedinamento in macchina. Se parliamo di un pedinamento a piedi, chiaramente nelle città d'arte magari è più semplice, no? Tieni presente che ormai quasi nessun investigatore usa più la macchina fotografica, perché è ingombrante. Il 90% degli agenti usa una videocamera piccolina da tenere in mano come un telefono, o proprio un telefono, quindi uno smartphone, perché è molto più intuitivo, più semplice. Quindi nelle città d'arte magari è un po' più semplice se dobbiamo scattare delle foto più da vicino, no? Perché ci confondiamo magari con i monumenti, con i turisti. In città grandi, ma in periferia già stona un po' di più, no? Infatti c'era una frase bellissima, secondo me, di un investigatore di Torino che ho conosciuto. Lui diceva sempre: se ci vediamo 10 volte nello stesso posto va benissimo, se ci vediamo 2 volte in 2 posti diversi c'è qualcosa che non va. Cioè, questo per dire che comunque riuscire a mimetizzarsi e farsi vedere il meno possibile è importantissimo, perché se io e Mara ci vediamo 10 volte nello stesso bar o sotto casa sua, lei può immaginare che io, non so, abito lì o comunque frequento quel posto. Se lei comincia a vedermi al supermercato
e poi mi vede sotto casa, e poi mi vede al bar, e poi mi vede sotto casa della mamma o dei genitori, certo, c'è qualcosa che non funziona. Ecco perché tendiamo sempre a cambiare agenti e utilizziamo sempre più spesso le donne. Ci sono un sacco di donne che fanno gli agenti, e pur andando contro la mia categoria devo dire che sono molto più sveglie dei maschietti. Questo, ma prima erano molto di più gli uomini o solo gli uomini a fare questo tipo di lavoro? Ma sì, guarda, prima sostanzialmente erano la quasi totalità erano uomini. Infatti noi abbiamo fatto sul nostro canale YouTube un'intervista proprio a una nostra agente. Ah, hai un canale YouTube? Sì, abbiamo un canale YouTube. Ma lo dobbiamo dare, dobbiamo dare immediatamente. Guarda, lo metto in chat. Come si chiama? Vox Investigazioni, Verona, okay. 800X. Sì. E insomma, fra i vari video che facciamo dove spieghiamo un po' di cose, abbiamo fatto proprio un'intervista a una nostra agente operativo, dove spiega sostanzialmente che anche lei ha fatto fatica molto a inserirsi in questo mondo, no? Perché comunque anni fa era prettamente maschilista, quindi le donne non erano capaci di fare questo lavoro, insomma le solite menate, quando in realtà poi se uno ha a che fare e mette in campo agenti e donne scopre che in realtà sono molto più sveglie dell'uomo, certo. Non so come dirti, sono proprio più reattive, più veloci anche nel prendere decisioni, sì. E quindi insomma racconta degli aneddoti, insomma racconta un po' come è stato l'approccio, l'inizio, le ansie, le tensioni, perché poi la cosa che succede è che nei primi servizi che fai hai il costante terrore, paranoia di essere scoperto sempre. Certo. Questa è una cosa che capita a tutti, non si è capito perché. Cosa succede se qualcuno ti scopre? Questo mi sono sempre chiesto, cosa, cioè, ti può denunciare? Cioè, cosa può fare una persona che dice... No, allora, diciamo che se tu sei in regola con il mandato, perché tu chiaramente per prendere l'incarico da un cliente devono essere soddisfatti determinati requisiti. Certo. Detto in parole povere, ci deve essere un diritto da far valere in sede giudiziale. Quindi se infatti c'è una domanda, Francesco, che è di Black Witch, una nostra amica del canale, dice: ho una domanda forse un po' banale, avete dei criteri da valutare prima di accettare un ingaggio? Nel senso, c'è qualcosa su cui non potreste o vorreste investigare? Sì, in realtà è una domanda intelligente, perché purtroppo tante volte le persone danno per scontate che l'investigatore possa indagare su tutto e su chiunque. Esatto. In realtà non è così, perché sennò sfocerebbe veramente nella molestia ogni 3x2. Certo. Perché dicevo che ci deve essere un diritto da far valere? Perché io, insomma, il cliente che viene da me deve dimostrarmi appunto di insomma, mettere in campo un'indagine finalizzata a far valere un suo diritto. Quindi se una moglie vuole far seguire il marito può farlo, se però io voglio far seguire Luca Parrella perché così voglio sapere cosa fa di giorno, non ho nessun interesse giuridico e quindi non posso farlo, capito, non è una capito. Cosa che posso fare. Sì. E quindi diciamo che non è proprio semplicissimo anche capire a volte, no? Perché magari il cliente viene e sa questa cosa e quindi tende magari a mentire, ti dice, certo, che quella è la moglie e poi non è la moglie. Cioè capitano anche queste cose, no, non avrei mai detto. Guarda, ti dico una cosa a cui non crederà nessuno. Sai qual è il giorno dell'anno in cui noi lavoriamo di più? No, non lo so. È San Valentino. Ma San Valentino perché? Beh, non perché moglie o marito fanno seguire moglie o marito, fanno seguire l'amante. Cioè, è un meccanismo un po' particolare. Loro dicono: a San Valentino sono costretto a stare con mia moglie o con mio marito, però tantissime coppie, insomma, tantissime donne, uomini hanno l'amante, quindi dicono: voglio sapere cosa fa il mio amante la sera in cui non posso stare con lui. Sì, ma se io volessi far investigare Mara, per esempio, no? Per una cosa mia personale, potrei farlo o dovrei dirti perché, e se comunque, come dicevi tu, c'è un interesse giuridico a farlo, no? Per dire, se Mara, che ne so, mi sta rubando, no? Allora io sì che posso investigarla.
Certo, se hai un qualsiasi diritto da far valere puoi farlo, quindi okay, tu vieni e mi dici: ho il sospetto che Mara mi stia rubando soldi, non so, sì, dalla cassaforte, o sì, che Mara mi danneggi la macchina tutte le sere, allora possiamo seguirla per vedere se lo fa veramente. Ho capito. Però se tu vieni e mi dici: voglio seguire Mara perché voglio vedere cosa fa quando non fa le dirette su Twitch, perché che è quello che volevo fare, ma vedo che non si può. Che non si può, quindi no, non lo farò. Ci terremo il dubbio. Esatto. Ci terremo il dubbio. Mara, di qualcosa, puoi dirlo. Ho anche uno stalker adesso, cioè un probabile stalker. Ma il confine è molto sottile tra investigatore e stalker. Ah sì, no, infatti anche questa cosa mi ha sempre lasciato un po' perplesso, no? Di dire l'investigatore è come lo stalker che lo può fare, no? Cioè che ha il diritto proprio legale di poterlo fare. Perché è uno stalker legalizzato. Esatto, uno stalker legalizzato. Ma se uno appunto... Sì. No, vai, Mara, volevo vai. Fare una domanda appunto sì, proprio su questa cosa. Che rapporto avete con le leggi sulla privacy in Italia? Cioè, fino a che punto vi potete spingere per non invadere la privacy, i diritti di quello privacy di una persona? Cosa, infatti. Allora, tieni presente che in Italia, come un po' per tutte le cose, abbiamo pochissimo campo di azione. Nel senso che in Italia è molto stringente. La normativa per chi apre un'agenzia investigativa, a parte i vari requisiti richiesti che sono 800 miliardi, ti passa la voglia ancora prima di cominciare, però detto questo, noi siamo soggetti a... la nostra è una licenza di polizia vera e propria, quindi siamo soggetti al controllo da parte della questura, e abbiamo dei controlli abbastanza importanti, quindi con la privacy non possiamo assolutamente sgarrare. Per farti degli esempi, se tu vieni a darmi un incarico per seguire tuo marito, io poi entro un tot di tempo dalla fine dell'indagine sono obbligato a distruggere tutti i dati. Ah, ok. Perché se viene la questura a farmi un controllo un mese dopo e trovo il tuo fascicolo con le foto di tuo marito, il tuo compagno, insomma il tuo collega di lavoro, ci fanno delle sanzioni anche pesanti, perché non possiamo fare archivio proprio per una questione di privacy. Ho capito. Quindi è complicato, anche i GPS, per dire, non è che basta comprare un GPS e lo si metta sotto la macchina, tutti i GPS vanno registrati al garante per la privacy, certo. Quindi se viene trovato un nostro GPS sotto una macchina, viene portato in questura o dai carabinieri, e si scopre che quel GPS non è segnalato, non è intestato all'agenzia, è un pasticcio. C'è una domanda interessante, no? Francesco, sì. Guardi. In merito Queen of Emptiness, in merito alle richieste per aprire un'agenzia, volevo chiedere quale percorso di formazione si deve fare per diventare investigatore. Tra l'altro è una cosa di cui volevi parlare, no? Sì, volevo parlare perché noi abbiamo un corso per diventare agente investigativo, perché adesso poi vi spiegherò sì, c'è una differenza. Per diventare agente investigativo abbiamo un corso che è completamente online su piattaforma, tradotto in multilingue tra l'altro, dove andiamo a vedere proprio tutto, cioè non è un corso che vende aria fritta, ma è un corso che parla... Tra l'altro, lo dico così en passant, nel video che avevo fatto su Peter Burkos ho proprio dato questa informazione anche del vostro corso, e quindi se siete interessati e volete insomma saperne di più, potete andare nel video di Peter Burkos sotto nell'info box, troverete proprio il link per arrivare alla vostra pagina web, no? Con le informazioni sul corso, eccetera. Lo dico giusto per, no? Così approfittiamo. No, certo, certo, anche così. Perché trattiamo un sacco di materie interessanti. Abbiamo parlato io e te dell'osint, no? Quindi ti ho... Sì, no, infatti, ma adesso lo faremo vedere, Francesco, perché questo è molto, okay, molto interessante. No, comunque diciamo che i requisiti sono differenti, nel senso che chi vuole fare l'agente investigativo operativo sul campo non ha bisogno di requisiti particolari, può fare il nostro corso o qualunque altro corso di qualunque altra agenzia, ma non ci sono requisiti particolari. Diverso è per diventare titolare di licenza, è richiesta una laurea almeno triennale in scienze politiche e giurisprudenza, è richiesto un corso di perfezionamento teorico-pratico presso un'università. Sì. Sono richiesti 3 anni come lavoratore dipendente all'interno di un'agenzia investigativa, dimostrando di aver svolto attività operativa sul campo. Sì, poi sì. Se servono i locali, se, insomma, se serve un
tutta una serie di cose che se ve le dico tutte finiamo domani mattina, però insomma no, credo che non sia necessario. Se non vogliamo far addormentare tutti, no, però beh, fino alle 3 è tempo, ma credo che sarebbe un po' noioso, dico. Sì, dico. Però mi sembra... Scusami, non volevo interromperti. No, volevo dire, mi sembra giusto che per un lavoro così delicato, perché farlo a dipendenza di qualcuno è un conto, però aprire un'agenzia con facendo un mestiere così delicato, è giusto che ci sia un percorso di un certo tipo, no, prima di arrivare. Sì, anche perché tieni presente che lavori semplici a parte, parlando magari di infedeltà o di lavori per le aziende, capita spesso di fare delle indagini difensive, che sono le indagini dove andiamo magari a difendere persone che sono accusate, insomma, per reati gravi, ed è importante fare bene il lavoro soprattutto in quell'occasione lì, perché veramente sei poi l'ago della bilancia che è quello che trova o non trova le prove per discolpare qualcuno, certo, ammesso che sia innocente. Quindi voi siete chiamati in causa anche per, appunto, a portare prove a favore o contro, in casi dove c'è un giudizio, insomma, dove... Esatto, sì, no? Sì, magari per reati di violenza sessuale, esatto, piuttosto che insomma, tutta una serie di reati comunque abbastanza gravi, può capitare che l'avvocato della difesa chiami un'agenzia investigativa a svolgere delle indagini, anche perché, certo, molto spesso quelle fatte in prima battuta dall'autorità giudiziaria non sono così certosine e fatte in maniera corretta. Quindi qualcuno deve contrattarvi, cioè per esempio una delle parti vi contratta privatamente per poi apportare le prove all'interno di un giudizio, dico. Esatto, tieni presente, sì, che in Italia è utilizzato molto poco ancora rispetto a paesi come gli Stati Uniti o l'Inghilterra, sì, dove le indagini difensive, cioè l'investigatore affianca veramente dall'A alla Z in tutto il percorso, certo, l'autorità giudiziaria, il magistrato, la polizia, la scientifica. In Italia purtroppo si usa ancora poco, perché non, certo, c'è tanto la mentalità di, insomma, di utilizzare l'investigatore nelle indagini difensive. Ok. Francesco, a me piacerebbe far vedere qualcuno degli strumenti che tu mi hai mandato per email. Li devo tirare fuori, quindi Mara, se intanto vuoi fare delle domande a Francesco. Sì, io ho un'altra domanda, sì, una curiosità. Allora, tu mi sembra di capire che sei abbastanza giovane. Sì, ho 31 anni, purtroppo, per fortuna non lo so, ma... Ok. Comunque ho 31 anni. Io non dico niente oggi. Sì, quando esatto, sento 31 anni, meglio di no. Però fai il compleanno, tra l'altro, in una giornata importante, perché oggi è uscita la notizia che libereranno Chico Forti dagli Stati Uniti, probabilmente, quindi ha portato bene il mio compleanno. Sì, normalmente porta bene. Normalmente. Di solito. Ok. Vai, però la mia domanda era, la tecnologia che usiamo oggi, col fatto che la usiamo praticamente tutti, no? Vi intralcia o vi aiuta? Cioè, le persone che sanno come rendersi, non so, irrintracciabili o introvabili, per voi è un ostacolo? O riuscite ad aggirare allora, complica molto le cose, no? Perché diciamo che chi è più attivo sui social è più semplice da rintracciare, no? Anche quando magari trattiamo dei casi di persone scomparse, capita molto spesso. L'ultimo lavoro l'abbiamo fatto quest'estate, ci ha contattato una mamma che non vedeva più il figlio da 15 anni, non sapeva dove fosse finito. Wow. Chiaro che se sei molto attivo sui social, per noi è più semplice. Se sei uno già magari un po' più sgamato, passiamo il termine, no? Che non lascia traccia, come dicevi tu, è più complicato. Però noi abbiamo degli strumenti, che adesso poi Luca tra poco vi farà, sì, vedere, per effettuare delle ricerche un po' più particolari, no? Un po' più dettagliate, che non è altro che l'OSINT, cioè Open Source Intelligence, ovvero la ricerca di informazioni a fonti aperte su internet. Quindi abbiamo degli strumenti per aggirare questi ostacoli. Adesso li sto aprendo tutti e appena ho finito ve li faccio vedere. Così poi Francesco ci spieghi, no? Ogni strumento un po' come lo usi, quando è meglio usarlo, quando no. Così, no? Ci fai entrare un po' nel tuo lavoro.
Sì, sì, assolutamente. Ho un'altra domanda. Avete anche una sezione hacking per spionaggio industriale? Sì, in realtà noi lo chiamiamo di hackeraggio etico, nel senso che non è proprio un hackeraggio, perché il termine hackeraggio qua viene ancora inteso come qualcosa di molto scorretto. Quindi il termine hackeraggio etico sta ad indicare un tipo di attività dove tu vai a cercare delle informazioni, però lo fai, diciamo, a fin di bene, nel senso che lo fai magari per un'azienda che ha il sospetto che qualcuno abbia rubato i suoi progetti, insomma, o determinate idee, allora vai a fare quel tipo di attività lì. Che sì, possiamo chiamarlo hackeraggio, però in realtà è più proprio una tecnica di OSINT, come dicevo prima, che è una ricerca a fonti aperte, quindi vai a cercare tutto quello che è rintracciabile in rete. Tieni presente che comunque, soprattutto nei casi di spionaggio industriale o di tutela marchi e brevetti, la parte di pedinamento è sempre comunque molto importante. Ad esempio, noi abbiamo fatto un lavoro già un po' di anni fa per una nota casa automobilistica. Abbiamo scoperto che uno degli ingegneri aveva venduto il prototipo di un sedile costruito, di un sedile da corsa, all'azienda concorrente, però l'abbiamo scoperto proprio con il pedinamento. Quindi in realtà è stato poi molto utile seguirlo, andargli dietro e vedere che cosa combinava. Ah, ok. Okay, quindi siamo. Non ha girato niente sul digitale, però a vecchia maniera. Sì, esatto. Quella comunque va sempre fatta a priori, però il digitale ci aiuta, perché adesso magari ci mettiamo 4 ore a recuperare informazioni su una persona quando prima ci andavano 3 settimane, quindi comunque aiuta. Io mi sposterei insieme a voi nell'altra finestra dove possiamo far vedere questi strumenti di cui parlavi, Francesco. Solo una domanda: OSINT, qual è l'indirizzo, che non riesco a trovarlo? È OSINT? OSINT Framework. Ah, OSINT Framework, ok. Beh, passiamo intanto all'altra. Nel frattempo volevo leggere la domanda di Black Witch. Sì. Ci sono mai stati dei casi dove degli investigatori, non necessariamente della tua agenzia, hanno partecipato e collaborato in indagini di casi noti in Italia? Chiedo perché non vengono mai citati come parte attiva nelle indagini. Sì, anche questa è una domanda furba. Tieni presente che non vengono citati perché si tende a non dare troppo risalto alle agenzie investigative. A me hanno fatto diverse interviste, le potete trovare su internet, sulla stampa, piuttosto che su altre testate giornalistiche, e abbiamo parlato anche di quello, no? Perché è capitato molte volte, non per casi di cronaca eclatante, però per casi di cronaca locale, di fare noi tutto il lavoro e poi magari il giornale, la testata giornalistica o semplicemente l'autorità giudiziaria diceva che la polizia piuttosto che l'ente preposto va portato a termine quel lavoro, quando poi in realtà il materiale era stato raccolto tutto da noi, sì. E poi fornito sostanzialmente all'autorità. Quindi c'è un po' questa sorta di concorrenza, no? Dove l'investigatore cerca di dire: ma guarda che ci sono anch'io, faccio anch'io, certo, dell'attività. L'autorità giudiziaria, che magari tante volte fa fare il grosso del lavoro agli altri, poi si prende il merito, ma certo, non è una critica, nel senso funziona così purtroppo. Però ci sono stati investigatori che hanno lavorato, per rispondere alla domanda, che hanno lavorato a casi di cronaca importante, qualcuno l'abbiamo fatto anche noi, però non siamo gli unici, cioè in Italia ci sono, certo, molte agenzie valide, è capitato. Sì. Chiaramente però è sempre poi magari la difesa che chiama l'investigatore, cioè in prima battuta, sì, quindi all'avvio delle indagini, quando si accendono i riflettori, che ne so, su la strage di Erba piuttosto che il delitto di Cogne, cioè in prima, sì, battuta l'investigatore privato non interviene mai. Certo, sì. E questo. Beh, io direi magari, Francesco, di iniziare a spostarci su quelli che sono gli strumenti, no? Che voi utilizzate. Io ho aperto subito l'OSINT Framework, che è quello che mi ha sorpreso di più, no? Quando me l'hai fatto vedere. Se vuoi, non so, raccontarci qualcosa, io
se mi guidi ti posso, non so, fare da mano e far vedere, no? Tutto quello che mi dici. Sì, allora diciamo che per chi ci sta seguendo, l'OSINT, appunto, come abbiamo detto, è sostanzialmente un metodo di ricerca a fonti aperte, quindi sì, utilizza dei vari programmi o tool per fare delle ricerche un po' più approfondite. Sì. Teniamo presente che è nato negli Stati Uniti ed è stato uno dei metodi con cui è stato poi catturato Bin Laden. Quindi proprio facendo l'analisi del territorio di determinate caratteristiche come l'imponente uso di corrente all'interno di quello stabile, sì, le foto satellitari che non riprendevano mai le persone in viso, insomma tutta una serie di cose, certo, l'OSINT ha poi preso piede da lì. L'OSINT Framework sostanzialmente, che è quella ramificazione enorme, sì, che tu, sì, sì, ecco, che stiamo vedendo adesso, vedendo, esatto, Non fa altro che raccogliere sostanzialmente tutti i programmi, se vogliamo chiamarli così, i tool, sì, presenti in rete per fare ricerche ad ampio raggio. Per esempio, Luca, sì, dimmi, sì, dimmi. No, volevo... No, dicevo che ti ho mandato qualche esempio di qualche tool. Esatto. Però vediamo l'OSINT Framework un attimo, giusto per far capire a livello pratico, no, come si utilizzerebbe. Cioè, sì, sì, io per esempio nella sezione dark web, no, cosa posso trovare? Sì. Cioè, ho fatto clic e vedo general info, clienti, discovery, tor search. Cioè, a cosa mi serve questa ramificazione del dark web, per esempio? Serve sostanzialmente a dividere quello che tu vuoi cercare in macro argomenti. Ok. Mi puoi fare un esempio pratico di quando si dovrebbe utilizzare questa? Cioè, questa, in particolare dark web? Dark web magari quando io voglio andare a trovare del materiale che non posso trovare in rete. Ah, ok. Quindi, non lo so, magari stiamo lavorando su un caso particolare di pedofilia o di pedopornografia. Sì. E so che determinate immagini tanto non le riesco a trovare, certo, su Google classico. Allora andrò a cercarmi in quel framework... Sì. Che tu hai messo lì in visione, sì, andrò a vedere un po' tutto quello che posso utilizzare per macro argomenti e soprattutto per strumenti da utilizzare, ad esempio, che ne so, certo, per entrare nel dark web io ho bisogno di una macchina virtuale necessariamente, no? Sì. Ho bisogno di quello perché per una protezione anche nei miei confronti, non posso farlo, certo, dal mio PC di casa dove ho le mie cose, perché magari mi hackerano in 4 secondi netti, allora devo farlo attraverso delle macchine virtuali con dei computer apposta che non sono collegati alla rete aziendale, certo, che non sono collegati alla mia rete di casa. E allora posso andare a fare determinate verifiche. Diciamo che quel framework lì divide proprio per argomenti tutto quello che io posso andare a cercare. Ad esempio, ho bisogno di andare a cercare un indirizzo email, un numero di cellulare. Sì. Hai visto che lì poi ha miliardi di ramificazioni, io sì, non sì, le ricordo neanche tutte, no? Però posso andare a cercare tutto quello che voglio. A me fa quasi paura questo email address. Cioè, tu puoi andare a cercare l'indirizzo email di una persona in particolare, perché sarà, cioè, quando lascia le tracce, diciamo, in giro, no? Ma non solo, io posso, attraverso un tool specifico, posso andare a ricondurre un indirizzo mail falso alla persona che l'ha creato. Noi abbiamo risolto così un caso di... molestie abbastanza importanti nei confronti di un personaggio anche abbastanza noto in Italia, insomma, sì, personaggio di un certo calibro, che riceveva continuamente mail di minacce, insulti, sì, da questo indirizzo. Sì. È una cosa che abbiamo risolto in 7 minuti, perché abbiamo messo quell'indirizzo mail fake utilizzato su questo tool, quindi su questo motore di ricerca, e lui cosa ha fatto? È andato ad accoppiarlo alla mail autentica che tu usi per fare l'autenticazione a due fattori. Ho capito. Che forte questa cosa, è pazzesco. Sì, è particolare, perché se io creo un indirizzo mail fasullo, sai che ormai bisogna fare l'autenticazione a due fattori, quindi certo, dici, certo, ok, dammi però un altro indirizzo mail che ti ricordi dove cliccare il link di conferma. Sì, 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 sì. Tu, se non sei, diciamo, un genio del crimine, gli, certo, dai una mail che tu conosci, quindi una tua personale, dove potrai accedere e confermare, certo, no? Certo. Quindi vedi che ci sono, forza, una serie di strumenti, sì, 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 infiniti.
Io andrei tipo, Mara, tu hai qualche domanda rispetto a questo, all'OSI? Sì, voglio capire, è accessibile a tutti? Cioè, chiunque può trovare il modo di risalire a queste informazioni sensibili? Chiunque, proprio perché ha fonti aperte. Tieni presente che non sono necessarie ultra competenze, a meno che non parliamo di software specifici come Maltego, che è un software ultra particolare. Ne ho parlato anche a Luca. Maltego sostanzialmente cosa fa? Incrocia dati diversi, li mette in correlazione e se c'è stato un qualunque punto di incontro in qualunque parte del mondo di quei due dati, lui lo trova. Sì. Quindi che ne so, se io metto il numero di cellulare di Mara e la mail di Luca, creo proprio un grafico all'interno di Maltego e gli dico ok, mi cerchi una correlazione fra questi due soggetti nel mondo e mi dici se sono in contatto. Maltego lavora per 12, 24, 36 ore e poi mi dice sì, guarda che loro hanno avuto nell'arco della storia 300 contatti, certo. Si sono contattati 400 volte. Però non potete sapere il tipo di contatto, cioè quello che noi ci siamo detti. No, questo no, non è un'altra cosa. No. Okay. Assolutamente no, perché meno male, rientra nella violazione della privacy non si può fare. No, chiaro. No. Però ci dà un'indicazione. Certo. Puoi fare ricerche per metadati, quindi se sì. Io ho i metadati di una foto di Luca posso sapere dove l'ha scattata, quando l'ha scattata, okay. Se una foto che è stata lavata in gergo, quindi sono stati cancellati i metadati, cioè puoi fare un miliardo di cose. Incredibile. Ad esempio con il software Shodan, sono tutti gratuiti quelli che vi sto dicendo, Shodan praticamente dà accesso a tutte le telecamere del mondo. Questo, no? Shodan, sì. Dà accesso a tutte le cam del mondo, no? Esatto, non protette da password, quindi anche quelle delle abitazioni private, no? Paradossalmente, sì. Perché se in Svezia c'è una famiglia che ha una telecamera in casa e non la protegge da password, Shodan riesce a farvi vedere. Mamma mia. Questo è inquietante. Che paura, sì, inquietante. Stavo per dirlo io, che è inquietante. Sì, perché pazzesco. È abbastanza impegnativo, un software abbastanza impegnativo. Chiaramente poi con le versioni free si può vedere un po' meno, però se andate su Live Cam, adesso io è un po' che non lo uso, però mi pare c'è la sezione Live Cam. Qui ci sono, sì, vedo che ci sono dei prezzi, quindi immagino che per accedere alle cam alle funzioni complete, alle funzioni, sì. Ah, ok. Beh, ragazzi, però, ad esempio, se $899 al mese per corporate, sì. Cioè per una wow. È caro, però anche benvenuto. Con le funzioni base gratuite si fanno. Sì, fanno no, chiaro. Ma per esempio questo Woming invece? Woming praticamente è un software che consente di capire chi ci sta chiamando anche con un numero privato. La maggior parte di noi lo conoscerà sicuramente, qualcuno che ci sta seguendo adesso sul canale lo conoscerà perché è molto diffuso, però se io ho un numero che mi stalkera, un numero sì. Privato che mi chiama, mi fa gli squilli, Woming praticamente cosa fa? Funziona da deviatore di chiamata, quindi okay. Se io installo Woming sul mio telefono, che è gratuito, quando mi chiama il numero privato non rispondo ma butto giù, Woming devia automaticamente la chiamata e io dopo 24 ore posso vedere il numero in chiaro che mi ha chiamato sul sito. Incredibile. Beh, dai, visto che ci siamo, andiamo avanti. Questo sì, posso. Sì, posso no, sì, sì. Un'altra domanda. Mara, vai. Perché mi sorge spontanea una frase che hai appena detto. Ma c'è mai stata è mai capitato che ci siano stati dei conflitti di interessi? Nel senso che una persona che lavora per te svolge delle indagini in autonomia che non sarebbe autorizzato a svolgere. Può succedere? È mai successo? Allora, nella mia agenzia no, perché siamo molto attenti a questa cosa, nel senso che noi lavoriamo principalmente con ragazzi giovani che hanno voglia di fare in gamba e che sono soprattutto onesti. Però so di colleghi dove magari c'erano agenti un po' più anziani che si facevano i lavori per i fatti loro. Il problema è che questo non è assolutamente legale, non puoi farlo e soprattutto diventa un problema dal momento in cui il cliente poi magari ti chiede una relazione. Certo. Perché noi facciamo delle relazioni uso legale valide in tribunale.
E se tu lo fai per i fatti tuoi, poi come fai a produrre una relazione, dire, cioè diventa poi un pasticcio. Sono stati denunciati e arrestati in tanti perché sì, è una cosa che non si può fare, no? Certo. Però capita, soprattutto in Italia, dove la mentalità è un po' più furbetta che in altri paesi, Mara può capire. Beh, ma in Spagna siamo lì, eh? Vabbè, cioè, a furbizia ci siamo più vicini. Ma siamo simili, italiani, siamo simili, spagnoli, sì, più o meno siamo lì. Eh sì, abbastanza. E invece questo Sync Me, Francesco, cos'è? Allora, beh, scopri chi ti ha chiamato, vabbè. Cioè, c'era scritto grande, sì, così. Sì, però Sync Me fa una cosa particolare, a parte, sì, che ha varie funzioni poi aggiuntive, però diciamo che la cosa utile che fa qual è? Quella di darci, non ci dà l'intestatario di un numero, sì, di telefono, però ci dice a che profili social è associato e come si chiama il nickname di quella persona. Incredibile. Se io metto il numero di cellulare, ad esempio, vabbè, se mettete il mio comparirà Francesco Mim perché è il nickname che io uso, sì, è il mio nome, no? Però ti dice anche a che profili è associato. Ah. Quindi dice, guarda che questo numero è stato usato come, sì, che ne so, autenticazione a due fattori su Instagram, quindi è associato a questo profilo. Su LinkedIn è associato a questa, cioè, sono... Sembrano quasi dei giocattoli, però vi assicuro che sono delle... No, delle chiaro. Poi tra l'altro sto pensando, l'autentificazione a due fattori, che dovrebbe essere quello che ti protegge, in verità è quello che ti sta esponendo, esatto, a... Ma è pazzesca sta cosa. Esatto, fa un sacco di danni, non è così, sì, sicura. Non è così. Ma ormai l'abbiamo capito che la tecnologia è un'arma a doppio taglio. Certo. Certo. È pericolosissima, infatti quelli più difficili da rintracciare sono quelli che non hanno assolutamente nulla, no? Che non sono nulla sui social. Noi per lavoro abbiamo avuto a che fare con tantissimi delinquenti, no? Perché capita, sì, e vi assicuro che non ce n'è uno che ha lo smartphone, hanno ancora tutti il Nokia, non dico il 3310, ma i Nokia, sì, 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 gli ultimi modelli, ma non hanno WhatsApp, non hanno internet. Nel mio caso non potrei proprio, cioè, se mi andate a investigare, credo tre secondi ci mettete a sapere, sì, tutta la mia vita. Quella, sì, di Mara è più, sì, difficile, no? Però ce la faremo prima o poi. Ma sai che ci sono società che ti a pagamento ti cancellano dal web, cioè ti esatto, sì, ti danno il diritto all'oblio sostanzialmente completo, cioè tu sparisci. Questo. Sparisci dappertutto, quasi dappertutto, perché ti ho fatto vedere Wayback Machine, sì, che è questa, eccola qua, questa è Wayback Machine. Ecco, Wayback Machine sostanzialmente recupera tutto quello che è stato cancellato in rete, quindi se io, sì, prima avevo un sito web che si chiamava pincopallino.com, poi lo cancello il contenuto perché, sì, magari c'erano cose che Wayback Machine, la macchina del tempo, lo va a recuperare. Questo perché? Sì. Perché giornalmente fa un backup di milioni e milioni di pagine di siti nel mondo tutti i giorni. Quindi noi possiamo vedere, per esempio, anche YouTube com'era nel 2014, per esempio. Esatto. E come, sì, dovrei fare, per esempio? Allora, io sono qua, no? Nella parte dove si deve mettere la URL. Però come potrei dire, ok, YouTube però del 2014? Quello forse devi farlo loggandoti e con un upgrade a pagamento, mi pare. Okay. Però non sono così sicuro, nel senso che potrebbe essere che magari non del 2014, ma del 2017-2018 riesci ad andare a trovarlo senza problemi. Ho capito. Lo stesso vale anche per articoli di giornale. Sì. Ultra vecchi, quando magari non erano ancora stati digitalizzati dagli archivi, certo, puoi andare a trovare una serie di cose. E questo avete presente che... Sì. No, questo lo usate in che caso, per esempio? Cioè, fammi proprio un esempio concreto, no? Quando potremmo utilizzarlo? Per esempio, per sapere se una persona era, non so, su Facebook 2 anni fa?
Sì, per una cosa del genere. Era sui social 2 anni fa, okay. E soprattutto per andare a recuperare magari articoli di giornale che non si trovano più, sì. O articoli in generale su di te. Cioè, se io voglio sapere se, che ne so, un'azienda mi dice devo iniziare a collaborare con Luca, ma non so se Luca è un truffatore o no, allora noi possiamo utilizzare le stringhe di Google, sì. Che sono dei comandi che, vabbè, conoscono quasi tutti, per fare delle ricerche un po' più mirate, un po' più sì. tecniche, quindi andare ad affinare un po' la ricerca. Oppure posso andare a fare delle ricerche su Wayback Machine, perché mi va a cercare in maniera un po' più specifica e meno grezza di Google, perché Google comunque ormai, cioè, lo vedete tutti quanti, quando cerchi un risultato ti dice uno di 380 milioni di risultati, cioè, certo. Diventi impossibile andare a spulciarli tutti. Sì, sì, allora, sì, se tu utilizzi Wayback Machine, puoi andare a fare una ricerca un pochettino più mirata. Ho capito, ho capito. Mara, qualche altra domanda? Io se no lascerei lo spazio adesso ai ragazzi che ti facciano delle domande. Sì, perché no? C'è una domanda di Bad Bones che hai ripetuto un paio di volte e volevo, insomma, che... Sì. Francesco, qual è stato il caso più pericoloso, se ne puoi parlare ovviamente, al quale hai lavorato, dove magari rischiavate parecchio, sia politicamente che fisicamente? Allora, ce ne sono stati un po'. Quello che mi ha segnato di più personalmente è stato 3 anni fa all'interno di un campo nomadi, perché le agenzie investigative si occupano anche di antifrode per conto delle compagnie assicurative. Sostanzialmente si occupano di verificare se un incidente, un sinistro, un incidente mortale, un incidente grave, insomma, se si sono verificati veramente e se si sono verificati nelle condizioni che l'utente denuncia. Questo succede soprattutto anche con i sinistri stradali, dove c'è un'altissima percentuale di frodi, no? Sì. Dovevamo cercare di recuperare assolutamente una macchina per conto della compagnia assicurativa, perché poi questa macchina, tra l'altro, era stata oggetto di una rapina subito dopo questo sinistro denunciato alla compagnia assicurativa, con cui era stata investita una persona. Sì. Che poi, che non è morta, si è salvata, però è stato un incidente grave. Abbiamo fatto parecchie ricerche, siamo riusciti a capire che questa macchina probabilmente poteva trovarsi all'interno di un campo nomadi di Torino, sì. Uno dei più brutti che c'è. Tendenzialmente noi andiamo nei campi nomadi, ma perché sappiamo come comportarci, no? Quindi certo. Sappiamo come gestire la situazione, soprattutto perché è molto importante il modo in cui ti poni e come parli. Da una parola in su, purtroppo all'interno di quei posti può capitare che veramente la situazione degeneri, e quel giorno è degenerata, perché eravamo io e il mio collega probabilmente ha sbagliato, adesso non ricordo le parole esatte, ma non è stato comunque aggressivo, non ha aggredito verbalmente né fisicamente questi soggetti con cui stavamo parlando, però l'altra persona l'ha percepito come un'aggressione nei confronti del figlio, non un'aggressione verbale. Allora hanno preso da un capanno delle pale, una pala e una mazza, e hanno detto voi di qua non uscite vivi. Io sono riuscito a mettere in moto la macchina e a far salire il mio collega, che però nel frattempo si era preso un colpo di pala nello stomaco. Siamo arrivati all'ospedale, non dico per il rotto della cuffia, ma quasi. Mentre andavamo via ci hanno ancora preso a sassate la macchina, quindi sfondato il vetro, siamo riusciti a uscire, anche perché poi ci sono tutte delle tecniche che tu dovresti utilizzare quando vai in determinati posti, ad esempio quando si va nei campi nomadi è solito mettere la macchina il più vicino possibile all'uscita, sì. E non metterla mai in una posizione scomoda poi per uscire, cosa che noi puntualmente quel giorno abbiamo fatto, quindi l'abbiamo messa nella posizione più scomoda possibile per poi poter uscire, nel posto più lontano rispetto all'uscita, quindi a volte vedi che poi la teoria e la pratica non combaciano, no? Soprattutto in situazioni di forte stress, claro. Perché poi chiaramente una cosa sei abituato a farla bene in un momento in cui sei tranquillo, quando il cervello va, si chiama posizione rettiliana, no? Quindi quando sì. Subisce un trauma, uno shock, uno stato d'ansia tale da non permetterti di capire niente, tu magari un movimento che hai fatto naturalmente 8 miliardi di volte non riesci più a farlo.
E ecco perché comunque ci sono dei corsi che noi facciamo, i nostri operatori fanno, e una parte di questo corso è all'interno del nostro corso online che è tenuto da Emilio Buffardi, che è per me il numero uno in Italia, perché è un soggetto che era appartenente alle forze speciali, lui fa anche antipirateria sulle navi e si occupa proprio di addestrare a situazioni di stress forze di polizia, reparti speciali, agenzie investigative, e questo serve molto per evitare di trovarti in situazioni del genere. Sì. Tenete presente che una situazione che noi non abbiamo vissuto in prima persona, ma l'abbiamo poi vissuto indirettamente, è stato un altro caso dove abbiamo investigato sulla moglie di un soggetto, abbiamo scoperto che la moglie aveva un amante, lui è venuto da noi il sabato mattina a ritirare la documentazione, quindi ha ritirato tutto, foto, video, il mattino dopo si è buttato sotto un treno e si è ammazzato. E quindi quindi purtroppo non è un lavoro semplice, cioè può avere dei risvolti impegnativi. Chiaro che è un caso su, certo, 200.000, no, però può capitare. Però anche un caso alla fine No, certo, capita, no? Quindi chiaro che poi noi, insomma, ambasciatore non porta pena, nel senso che noi è il nostro lavoro e ognuno reagisce poi a determinate reazioni. Certo. Però magari quando sentite casi di cronaca in televisione dove la moglie ammazza il marito ammazza la moglie, è probabile che magari dietro ci sia stato il lavoro di qualche agenzia che ha scoperto delle cose. Che responsabilità, no? Anche in un certo senso, cioè, oddio, responsabilità fino a un certo punto, no? Perché poi tu non è che sei quello che provoca, però tu sei quello che dai l'informazione, no? Che può, sì, esatto, distruggere. Cioè, moralmente, sì. Sei. Infatti, noi comunque tendiamo a non dare mai le informazioni in tempo reale. Ok. Come le date le informazioni normalmente? Cioè, le diamo proprio a spizzichi e bocconi, okay. Molto rallentate nel tempo, proprio per evitare situazioni di questo tipo, perché è capitato che magari seguivamo, non so, la moglie o il marito del nostro cliente e gli dicevamo: guarda che è arrivato sotto l'hotel con questa donna, sì. e la moglie si fiondava lì, certo. No. Allora abbiamo detto: ascolta, forse è meglio dare le informazioni sì. un po' più rallentate nel tempo, quindi magari te le do il giorno dopo, due giorni certo. dopo, in totale che, per evitare situazioni che potrebbero crearsi, no? Ho capito. Esatto. Poi è molto raro che succeda, nel senso sono veramente più eventi unici nel tempo, no? Però potrebbe capitare, quindi certo. è giusto comunque anche dare un determinato peso, anche perché quando il cliente poi arriva da te, tendenzialmente non è in una situazione tranquilla. Certo. Che sia familiare, che sia in ambito lavorativo, che sia per, non so, una truffa che gli hanno fatto. Comunque in uno stato emotivo sì. Non tranquillissimo, quindi devi avere comunque la capacità di gestire certo. una cosa di questo tipo. Certo. Ragazzi, avete ancora qualche domanda per Francesco? No, c'è una domanda di Simsimi. Vi è mai sì. capitato un caso dove avete avuto difficoltà a mantenere la calma per il tipo di situazione? Come potrebbe essere un caso di pedofilia? Sì, è capitato e capita spesso ancora adesso, tant'è che certe volte dobbiamo comunque cambiare gli operatori, perché magari abbiamo degli operatori che su casi come quello che diceva lui non riescono proprio a lavorarci perché gli viene, insomma, gli viene fastidio. E quindi a volte può capitare che dobbiamo cambiare l'operatore, perché poi comunque l'importante è il fine ultimo, no? Quindi certo. Andare a trovare le informazioni per poi chiudere il cerchio. Però magari tanti agenti che sono costretti a lavorare in quella situazione patiscono, non ce la fanno e quindi vanno sostituiti. Ti faccio anche un esempio stupido per rispondere alla tua domanda. A volte può capitare che ti innervosisci per un tipo di servizio anche semplice come quello di un'infedeltà, perché non riesci a portarlo a termine per vari motivi. Sì. Noi abbiamo uno dei nostri agenti più bravi, che tra l'altro è un ragazzo giovanissimo, perché è un ragazzo di 23 anni, no?
Eppure è uno dei pedinatori più bravi che c'è, cioè lui riuscirebbe a star dietro con una macchina fucsia una settimana e non te ne accorgi. Durante un servizio di infedeltà lui ha avuto un blocco, non riusciva a pedinare questa macchina, cioè la perdeva in continuazione a un semaforo. Alla fine abbiamo dovuto, dopo giorni che continuavamo a seguirlo e a perderlo, abbiamo dovuto sostituirlo con un altro agente. Se tu gli chiedi perché, non si sa, cioè c'era un blocco, non riusciva ad andare avanti, si innervosiva, l'ha perso magari la prima volta, ha cominciato a innervosirsi e poi si innesca un circolo vizioso. Chiaro. Sì. È complicato, non è un lavoro proprio semplice. Certo. La domanda di Lillo Mystery: è capitato di seguire casi di revenge porn? Usate anche il dark ancora? Web? Sì. Poi c'è anche, usate anche il dark web per informazioni come la pedofilia? Beh, questo l'avevi detto, no? Sì. Sì. Però sul revenge porn ancora non abbiamo lavorato, nel senso che abbiamo fatto delle indagini nell'altro senso, nel senso che ci è capitato di avere delle clienti donne che magari mandavano delle foto spinte a determinati soggetti. Poi litigavano, insomma, avevano da dire, e queste donne avevano poi chiaramente paura che queste foto venissero diffuse. No? Io sono un po' ignorante. Cosa vuol dire un caso di revenge porn? Cioè, in cosa consiste? Cioè, adesso magari ho fatto la domanda più stupida, però proprio non lo so. Ma no, allora, ne hanno parlato anche le Iene. Sostanzialmente, poi correggetemi se sbaglio, perché io magari lo conosco in altri termini, però sostanzialmente si tratta sostanzialmente di andare a vendere o postare foto o video di atti sessuali sul dark web o in determinate chat, venderli e così via, no? Poi correggetemi se sbaglio, però insomma, chiediamo anche a chi ci sta ascoltando. E questo sostanzialmente per fare del male, diciamo, o mettere, non so. Sostanzialmente per fare commenti magari anche stupidi, no? Per fare bullying, informatico. Esatto. Okay. Sostanzialmente sì. E quindi ci è capitato di lavorare al contrario dall'altra parte, cioè di donne che venivano, diciamo, potete fare delle ricerche perché non ho la prova, però ho il dubbio che questa persona possa aver fatto delle mie foto e dei miei video Io stupidamente gli ho mandato. Potete fare delle ricerche e vedere se le trovate. Allora si fanno però ricerche proprio mirate ad andare a cercare chi aveva postato determinate foto e video, quello non ci è ancora capitato. Ho capito. Qualche altra domanda? Mara? Black Witch, loro non hanno, portano delle armi? Allora, il titolare di licenza si gira armato, cioè gira, può girare armato. Dobbiamo però fare una precisazione. Ad esempio, io ho il porto d'armi in qualità di titolare perché sono soggetto a determinate minacce, perché voi dovete sapere che l'investigatore privato comunque... proprio per le notizie che porta, può capitare che magari, che ne so, il marito, insomma, beccato, dice: no, io, tu mi hai rovinato la famiglia, io ti ammazzo, ti sparo, vengo, minacce varie. No? Quindi il titolare di licenza si può girare armato, però se comprovato da delle necessità, cioè nel senso, se io dimostro di aver ricevuto delle minacce, quindi un pericolo imminente, allora la prefettura tramite la questura mi rilascia il porto d'armi. Ma se io sono titolare di licenza e non ho motivi, perché non vengo minacciato, perché per X motivi, il porto d'armi non te lo danno comunque. Certo. E poi comunque tenete presente che è sempre un handicap e non un vantaggio. Sì. Può sembrarvi strano, però avere il porto d'armi non è per nulla un vantaggio, perché primo, se spari a qualcuno in Italia comunque sei nei casini, qualunque sia la motivazione, passi dei guai, e poi è proprio un peso, perché che ne so, se tu devi viaggiare in aereo, ad esempio io viaggio molto perché per le varie sedi mi sposto, se viaggi in aereo devi fare delle comunicazioni prima, la pistola va lasciata al comando, cioè ci sono tutta una serie di limitazioni che vi assicuro che è più lo svantaggio che il vantaggio. Certo.
però tendenzialmente sì, l'investigatore privato titolare di licenza gira armato. Sì, sì. Maras, beh, ragazzi, voi ancora qualche domanda? Beh, tu Mara? No? Francesco, allora a te la parola. Vuoi dire qualcosa? Ma sì, no, volevo dire sostanzialmente che vabbè, noi abbiamo il nostro canale dove il nostro canale YouTube dove andiamo a parlare di... Facciamolo vedere, che ce l'ho qua. Ci sono delle interviste carine, abbiamo intervistato un fuciliere della Marina, sì. Un esperto di addestramento, quindi dei corpi speciali, facciamo dei video finalizzati a spiegare quelle che sono un po' le tecniche varie, quindi le tecniche di interrogatorio piuttosto che sì. Tutta una serie di cose e andiamo veramente a sfatare quelli che sono i miti e i cliché dell'investigatore privato, cioè cerchiamo sì. veramente di essere onesti e puri al 100%, quindi senza raccontare balle alla gente perché è un'attività già troppo romanzata e non funziona così. Certo. E ne parliamo anche nel libro che abbiamo scritto, che è Introduzione alle investigazioni 2.0, dove abbiamo inserito tra l'altro le tecniche di OSINT che ti dicevo prima, sì. quindi i vari tool, insomma, certo. Cerchiamo di fare cose un po' carine per spiegare un po' il nostro lavoro, sì. Insomma, in maniera non troppo pesante, anche divertente. Ci sono certo. delle interviste anche divertenti. Se volete farvi due risate, c'è l'intervista la prima intervista all'agente operativo, come si muove un investigatore privato sul campo, che è quel nostro sì. agente che vi dicevo molto bravo, e vi fate due risate perché insomma cerchiamo di spiegare un po' anche lui come è iniziato questo lavoro, come è partito, quali erano sì. le prime ansie, le prime tensioni, come si risolvono determinati problemi anche fisici dell'andare in bagno, perché magari devi stare 12 ore in cioè. Macchina, no? Quindi sembrano stupidaggini, ma non lo sono in verità, perché no, non lo sono perché cioè. Perché è un problema, e tra l'altro sono le stesse domande che poi io ho posto nell'intervista all'agente donna, e chiaramente lei ha poi dato le sue risposte. Certo. No, questo per dire che ci sono veramente un miliardo di sfaccettature in questo lavoro, non è così semplice, però sì. insomma cerchiamo di riderci anche su, e, insomma, parliamo di sì. cose carine, ecco, certo. quindi se avete voglia di andare a fare un giro sul canale. Beh, il canale è qui, no? Ragazzi, l'avete visto? Vox Investigazioni. Andate a farvi un giro. Beh, Francesco, io ti ringrazio, è stato molto interessante, perché immagino, almeno io non avevo un'idea chiara di cosa facesse un investigatore privato, hai sempre quell'idea un po' stereotipata, no? E credo esatto. che tutti più o meno, a meno che non abbiano qualcuno che vicino a loro, in famiglia, che fa l'investigatore privato, rimaniamo tutti con quell'idea, l'idea che ci dà il cinema, no? La serie televisiva. E quindi grazie di averci illuminato in questo senso. E grazie a voi, scusate ancora per gli inconvenienti audio di prima, ma è stato un piacere. E comunque qualsiasi dubbio o domanda, insomma, potete scriverci, noi vi rispondiamo. Insomma, se qualcuno ha ancora delle domande da fare, noi siamo ultra disponibili. E grazie davvero per la chiacchierata, Luca e Amara. Grazie a te davvero. E niente, noi, la nostra porta è aperta, qualsiasi novità, qualsiasi cosa ci vuoi dire, siamo qua. Grazie mille, io tanto adesso continuerò a seguirvi fino a notte fonda, perché bene. Intrattiene tantissimo. Grazie. Bene, ancora auguri di buon compleanno. Grazie. Io me la dimentico sempre, io sai, non so se siete come me, ma io la mattina di qua oggi è il mio compleanno. Secondo me questa cosa capita quando gli anni passano, cominciano a passare troppo velocemente, allora è proprio così. Prima non me ne dimenticavo quando ero un ragazzino, un bambino, certo. Ma vabbè. Allora, grazie mille Francesco e niente. Grazie a voi e buon proseguimento, buona serata a tutti. Grazie. Ciao Francesco. A tutti.